Sono ricordato solo adesso che ho il serafono ancora, quindi posso accenderla poi sbaglio solo per questa volta. Allora, vediamo di sistemare un po' le cose. Il cercatore lo teniamo, scambiamo il blindato Magitek con... il dragone mi pare che aveva il... aveva la forza il dragone mi pare. Mostra abilità. Prego, fa che ce l'abbia lui perché assetto pile. No, non assetto pile! Aspetta, aspetta. Mi acciari. Il diavolo mi ricordo che era lì che buttavo giù le cose nel dungeon di fuoco. Sfascio! Sì, ok, è l'abilità sfascio. Adesso sono tornata indietro qui perché stavo andando e tornando indietro. Stavo tornando indietro all'inizio del dungeon per appunto andare a portare e scambiare i cosi e adesso mi sono ricordata che c'avevo il serafono, bene. No, aspetta, devo direttamente appunto di prima. Oh, finalmente sono andato avanti, grazie da rosso. Madonna, se no avevo il drago qui proprio dovevo. Non le piace proprio il fatto di fantasmi proprio, Reina, proprio terrorizzato i fantasmi neanche proprio la civiltà di OST. E chi sono queste quelle morti in persona? Sono anche. Sono dei morti che sono morti impiccati, funebris. Sono anche la cosa che. Il fici dimenticanza e si dimenticanza, cioè da voglia dimenticanza. Ah, poi mi sa che te ne un po' a infliggere a catturare tutti i miraggi, ragazzi. Comunque, questi qui hanno molto impiccato, secondo me, questi funebris. Funebris. Perché avrà la cosa che teneva su ed era legata a quello. Capito? Penso che dobbiamo andare qui. Allora. Strada sbagliata, ovviamente! Strada sbagliatissima! Siamo a 35 minuti di registrazione! Controlliamo, ok. C'è un tesoro, lo prendo, mi spiace. Con il rischio di affrontare un gruppo di vampiri. Ah no, altri funebris. Dio santo, sembra che abbia detto tutti, Dio. Non si dicono le parolacce. Non si dicono le parolacce, questo gioco carino, non si dicono le parolacce. Sono l'unica che ha sentito quella parolette parole lì, però boh. Là ci sono due forzieri, dobbiamo andare di qua. Sapete che vi dico, andiamo a prendere i forzieri, va. Uno sarà un mimic, scommettete. No, quattro capozioni e tre colleghi, ah ok. Che brutta però la musica, così è. Solo suoni. È brutto. Brutto. Azzeccato bene. Probabilmente c'è un forziere di là, però non lo vedremo perché. Ci sono altri funebri, sono armati di scudo. Sentite, sentite
aspetta, volevo farmi sentire quello che dice quando muore, ma sentire. Il verso che fa quando muore, sentite. Madonna, 180 ore di danno, beh, ma tutti super. Però anche te ti superi con l'essere stronzo. Esda, Esda! Ah no, ok. No, mi sa che dobbiamo andare di là perché lì c'è un golem, probabilmente sicuramente dovremmo dargli quello che c'è di là. Gibby, Gibby! Allora fa culo, non posso più usarlo. Cosa ti devo dare, signor golem? Gibby, Gibby! Mi sa che brillano solo per una rotella rotta. Una rotella rotta! Puoi fare da volere una rotella rotta? Vabbè dai, siamo in un cimitero di treni. È normale che anche i golem vogliono delle robe strane. Poi molto ci danno dentro a darmi fastidio con le formule magiche. 80 pesante, tra l'altro potenziato il Behemoth, quindi fa tipo il doppio dei danni di prima. Andiamo di qua sicuramente, poi ci sarà una rotella rotta. Sono sicuro. Dio santo, se non avessi cambiato il coso prima, forse non avrei dovuto fare sto giro. Right, let's do this. Morite! Dai! Stavo su scintillo lì che saltava carinissimo. Rotella rotta, ti prego di me con la rotella rotta. Sì! Dove mi porterà sta gru? Oh, mi porta qui, grazie a Dio! Grazie a Dio! Mi ha evitato di fare tutta la strada. Rotella rotta, diamo lì la rotella rotta. Sei contento? Oh, bravo. Golem contento, via libera. Non fa niente, però ok. Ma poi deve esserci una scala intermezzo, mi pare. Mica, questa è sta roba? Fa un po' un corno. Ah, poi là c'è lo scandalo, ecco. It just hit me. Look how far up we are. That bat must really like high altitudes. Who? Me? The Prime, dummy. She said bat, not baddie. Beh, un pipistrello. È normale. Credo che sia normale. Non per prestare le altitudini. Forse adesso dobbiamo trovare qualche vampiro. Let's make this oh, vampiro, un vampiro bianco.
com'è che si chiamava? Aveva un altro nome. Semivampiro. Questo non è vampiro, questo è un semivampiro. Cos'è assorbi colpi? Cos'è assorbi colpi? Ti prego, non mi dire che si attacca su niente. Ah no, ops. Ah, un'abilità con lo stili. Quando lo colpisci da vicino ti sta male. Ok, il semivampiro è morto. Sapete, dovrei rimettermi la giaga pila di Rain. Così mi catturo uno di quelli vampiri bianchi, che non mi ricordo più come si chiama, così poi posso trasfigurarlo in vampiro quello grosso. Cerchio. Looks like we've climbed up even higher. Non credo che qui funzioni. Either that or we've sunk. Oppure abbiamo toccato il fondo. Secondo me siamo arrivati in realtà. Either that or we've sunk to a new low. Dovrò girarla ancora, presumo. Ok, datemi questi vampirelli bianchi. Perché adesso i fulli, Bruce? Per poi lei non ce l'ho, questo. Ho spoilerato, però dovevo dirlo. Ok, posto a fuffa. Ci siamo quasi, dai. Ci siamo. C'è il salvataggio lì. Questo vuol dire che fra po' siamo quasi arrivati. Oddio. Mi sa che ora si scende? Raggio si forte? Adesso è venuto un mal di stomaco tremendo. È la prima volta che desidero di coltivare dei vampiretti, così posso farli fuori, catturarli, cioè. Oh, salvataggio! Ah, salva! Dio! Oddio, mi sa che siamo a metà dungeon, eh! Dio!